Eccomi qui, tra le stelle. Beh sì, c'è tanto spazio e poca gente. Sembra quasi di essere soli. Sarà vero? O gli extraterrestri stanno solo giocando a nascondino? C'è vita nell'universo? Noi sappiamo a chi fare questa domanda. Qui spazio, lì terra. Collegamento riuscito. Ciao Margherita, ci sei? Mi senti? Sì, ti sento, ciao. Sai, mi sto divertendo un mondo a girovagare tra stelle e pianeti. Tu hai mai pensato di fare un viaggio spaziale? Sarebbe una bella impresa. Ormai sono troppo vecchia per farlo. Beh, secondo me con la tuta d'astronauta saresti stata elegantissima. Ma torniamo con i piedi per terra e parliamo di strani incontri. Tu ci credi agli extraterrestri? Beh, gli extraterrestri probabilmente ci sono, nel senso che nei tanti pianeti extrasolari che ci sono nella nostra Via Lattea, che ci sono nell'universo, quando ci sono le condizioni favorevoli, è molto probabile che sia avvenuto lo stesso fenomeno che è avvenuto sulla Terra. Cioè che in qualche modo, che non sappiamo bene come, si sia sviluppata la vita. Quindi gli alieni potrebbero anche essere nostri vicini di casa. Tu, per esempio, dove consiglieresti di andarli a cercare? È molto probabile che anche nella nostra Via Lattea, dove ci sono stelle molto più vecchie del Sole, il Sole ha 5 miliardi di anni, però ci sono stelle che hanno 10 miliardi di anni. Bene, i pianeti di queste stelle potrebbero ospitare delle civiltà anche molto più avanzate della nostra, perché molto più vecchie della nostra. Gli extraterrestri si chiamano anche marziani perché si pensava arrivassero direttamente da Marte. Ma a proposito di Marte, perché questo pianeta ci interessa così tanto? È perché Marte, appunto, potrebbe aver avuto, o forse avere ancora, delle forme di vita. Forme di vita elementari come batteri, cioè certo non animali o esseri complessi come noi. Però uno degli scopi anche dei tanti robot che sono stati mandati su Marte era proprio di cercare di trovare tracce di questi batteri o di fossili di batteri. Dove c'è vita ci deve essere acqua. Su Marte, per esempio, è stata trovata? Su Marte sono state trovate tracce di acqua. Per esempio ai poli c'è acqua ghiacciata. È possibile che nel sottosuolo ci sia dell'acqua liquida. D'altra parte sappiamo anche sulla Terra che le forme elementari di vita, appunto batteri, si sono trovate in condizioni molto diverse da quelle a cui siamo abituati noi. Ci sono stati trovati batteri vicino a delle sorgenti oceaniche a temperatura di più 100 gradi e sono stati trovati batteri vivi sotto ghiacci dell'Antartide che non vedono mai il sole e a temperature di meno 100-150 gradi. Margherita, ma se davvero ci fosse un qualche extraterrestre in giro per l'universo, sarebbe possibile incontrarlo? Beh, la probabilità di incontrarli è estremamente bassa, per non dire zero, perché le distanze sono talmente grandi che è la velocità della luce è un limite insuperabile, per cui sembra veramente estremamente improbabile che si possa viaggiare da un sistema solare all'altro. Per esempio, un pianeta abbastanza simile alla Terra si trova a 20 anni luce da noi, cioè la luce impiega 20 anni arrivare fino a noi. Aiuto, questo sì che è un calcolo marziano. Quindi quanto tempo servirebbe per raggiungere questo pianeta così simile alla Terra? La luce viaggia a più di 1 miliardo di chilometri all'ora. Se un giorno noi potessimo viaggiare a 1 milione di chilometri all'ora, cosa è, non credo si sia ancora riusciti a fare, ci metteremo 1000 volte di più, cioè 20.000 anni. E 20.000 anni per noi sulla Terra sono un tempo lunghissimo. Pensate alle nostre più antiche civiltà, le civiltà egiziane, le civiltà fenicie, risalgono a 3-4.000 anni fa. Beh sì, in effetti come viaggio sarebbe davvero lungo. E pensa se dopo tutto quel tempo l'alieno fosse anche antipatico. Sarebbe un viaggio inutile. Ciao Margherita, anche oggi è stato bellissimo scoprire l'universo con te. Ci vediamo presto.
Va bene, arrivederci a presto allora. Il nostro viaggio alla scoperta dello spazio continua con Big Bang.